Ringrazio il Presidente per questa presentazione che si dimostra così fiduciosa in quello che io spero di riuscire a dire. L'argomento in effetti è molto vasto, geograficamente vasta è la zona su cui i fenomeni storici di cui sto per parlare si esercitano, se ne è parlato ieri, dall'Iraq fino alla costa della Cina e anche vasta è l'estensione cronologica di questa fenomenologia e di conseguenza mi trovo particolarmente in difficoltà nel condensare in 40-45 minuti una grande serie di informazioni e alcune riflessioni che spero di poter fare. Farò riferimento soprattutto alla seconda parte del sottotitolo della conferenza, vale a dire il continente asiatico e il suo universo religioso. Voglio dire, mi riprometto di presentarvi qual è la documentazione del cristianesimo orientale, ovvero della missione della Chiesa d'Oriente in Asia centrale e in Cina, presentarvi il materiale e fare alcune riflessioni, due o tre, riguardo al tema specifico del problema dell'inserimento della predicazione e della pratica del cristianesimo orientale nell'universo religioso centroasiatico e cinese. Ovviamente, data l'estensione dell'argomento, io non sono un vero esperto di tutti questi settori, sono un professore di siriaco e non di cinese. Di conseguenza, quel che dirò sulla Cina viene largamente da altri studi da cui dipendo. Allora, può darsi che abbiate curiosità rispetto a che cosa c'è scritto su questo mattone sepolcrale. Ebbene, c'è scritto una citazione del Salmo 34, parte del versetto 5 in siriaco, sono le linee qua sopra, le vedete, in alfabeto siriaco e lingua siriaca. C'è scritto praticamente: guarda a lui, spera in lui. Il lui è la croce, perché in siriaco croce è maschile, e la croce la troviamo qui al centro. Quindi il messaggio che viene da questa lapide è, o meglio da questo mattone, è spera nella croce, chiaramente è una lapide cristiana. Quando passiamo alle 8 linee successive cambiamo alfabeto e cambiamo lingua. L'alfabeto che trovate qui sotto è l'alfabeto propriamente detto sogdiano, ovvero un alfabeto costruito sulla base di un alfabeto semitico da una popolazione di lingua indoeuropea, i sogdiani, stanziati in Sogdiana, ovvero nell'attuale Uzbekistan, zona di Samarcanda e Tagikistan, sito archeologico di Panja Kent. Questo alfabeto fu da loro creato per la loro lingua, ma la lingua che è rappresentata in questo mattone tombale non è il sogdiano, è il turco, turco antico. Cosa successe? I turchi uiguri nel loro impero, dalla Mongolia all'Asia centrale, adottarono, tra le altre grafie che usavano, la grafia sogdiana per la propria lingua. Veniamo alla traduzione. Quindi può capitarvi, scusate, di trovare definito questo alfabeto alfabeto uiguro o uigurico. In realtà è un sogdiano adattato al turco uiguro. Che cosa c'è scritto? Secondo il computo del re Alessandro, l'anno 1564, secondo quello della Cina, l'anno del bue, il 20 del primo mese. Il capo di questo accampamento, o se volete di questo esercito, Yao Nan, comandante delle truppe ausiliarie, all'età di anni 71, ha adempiuto la volontà del cielo. Posta l'anima di questo principe prendere posto nel cielo eterno. Quindi noi sappiamo che un comandante di un accampamento militare, adesso vedremo in quale zona del mondo, era cristiano, la sua lingua materna era il turco, quindi apparteneva a una popolazione turca. L'anno e il mese in cui è morto ci vengono dati con due computi, uno tipico della Chiesa d'Oriente e anche di altre tradizioni ecclesiastiche sire, ovvero l'era seleucide o seleucidica o era di Alessandro. E trattandosi di un defunto che risiedeva in una zona dell'attuale Cina, Mongolia interna, questo mattone è stato trovato a Chefeng, in Mongolia interna, un po' a nord di Pechino, per intenderci, sotto la Manciuria, il conto cronologico viene fatto anche secondo il ciclo annuale dei 12 animali. Chiedo scusa perché la data che ho calcolato, 1253, in questa diapositiva è quella giusta, quella che è pubblicata invece nella locandina è sbagliata, chiedo venia. Quindi questo mattone è rappresentativo di una inculturazione della missione cristiana in una zona della Cina dove viveva una popolazione
di lingua turca. E se guardiamo la croce ci dice anche qualcosa che troveremo nel seguito della presentazione, vale a dire un misto di tematiche iconografiche estremo orientali, come vedete il fiore di loto qui sotto, e la croce. Ecco. Il territorio del quale si parla, visto in una mappa che riporta i confini politici attuali, è all'incirca questo, vale a dire dal Mar Caspio, attuali Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan, eccetera, fino alla Cina, e comprende anche parte dell'Afghanistan. Questo territorio è enormemente vasto, ce ne rendiamo conto. Occorre tenere conto anche che è il territorio nel quale si esplicavano delle rotte commerciali note nell'insieme come Via della Seta. Quindi, se da una parte c'è un'enorme vastità territoriale e anche vastità geografica, montagne, deserti, immaginatevi i problemi del viaggio, eccetera. Dall'altra però c'è un network, un réseau di vie commerciali che rendono in qualche modo plausibile un viaggio da un estremo all'altro. Guardate bene, non è possibile, scusatemi, è difficile immaginare che le carovane viaggiassero da Baghdad, o meglio da Palmira, perché si partiva da lì fino a Pechino, che all'epoca non esisteva, semmai fino a Xi'an o Luoyang. Dovevano esserci delle tappe dove le merci venivano scambiate di carovana in carovana, i mercanti non facevano tutto l'itinerario. Marco Polo molto più tardi è un'eccezione. Ora, passando a quali sono le fonti che ci raccontano o ci danno documentazione, o meglio, della presenza della missione cristiana, sono di vario tipo. In prima istanza vorrei parlarvi delle fonti di carattere canonistico, vale a dire i canoni sinodali, le lettere mandate dai patriarchi, soprattutto Timoteo I, di cui si è già parlato, che documentano la presenza di sedi metropolitane e di diocesi in Asia centrale. Questa mappa, parecchio confusa, ma mi sembra che dia una buona immagine della confusione di lingue, di luoghi, di popoli che sono coinvolti in questo discorso, viene da un bellissimo studio di Jean Dauvilliers, Le Provinces Extérieures de l'Église Nestorienne. Nestorien, tra virgolette, naturalmente, no? Vi rendete conto che i punti dove ci sono sedi metropolitane sono molto numerosi. Quindi esisteva un network di amministrazione ecclesiastica, esisteva quando? Il problema è quello cronologico, vale a dire, questo tipo di struttura la possiamo immaginare valida verso il IX secolo, con qualche estensione fino al XIII. Passo ad un'altra mappa, un po' più chiara, presa dalla pubblicazione della Stella di Xi'an, opera di Paul Perriot, dove troviamo di nuovo, ma ripeto in maniera forse un po' più comprensibile, la localizzazione delle sedi metropolitane e così via. Ora, se io prendo una lista di metropoliti che risale al XIV secolo, trovo, oltre ai metropoliti che non vi cito perché sono quelli della madre patria, della Mesopotamia e così via, per esempio il metropolita della Cina, il metropolita dell'India, del quale ci parleranno in seguito, il metropolita del Tabaristan, il metropolita del Dayam, il metropolita di Samarkand, il metropolita del Turkestan, il metropolita del Seghestan, di Kambalek, la conosciamo da Marco Polo, dovrebbe essere Pechino, la capitale del Gran Khan, il metropolita di Tangut, che è una zona culturalmente tibetana, il metropolita di Kashgar e Nevaket. Kashgar è una città famosa per il suo mercato domenicale e si trova attualmente in Cina, nella regione del Xinjiang, una regione di lingua turca. Quindi le fonti canonistiche ci confermano una rete ecclesiastica, almeno fino al XIII secolo, affermata fino all'estremo oriente. Però, attenzione, un documento molto importante, intitolato Storia di Rabban Sauma di Maria Wallah, ci racconta della elezione di un catolicos, che avviene a Baghdad nel 1281. A questa elezione partecipa il metropolita di Tangut. Il metropolita di Tangut avrebbe dovuto stare più o meno dalle parti del Tibet e invece si trovava a Baghdad. Con questo semplice esempio voglio dirvi che non tutto quello che le fonti canonistiche ci dicono rispecchia una effettiva presenza locale della gerarchia. Poteva capitare che i metropoliti non risiedessero nella propria sede o addirittura non ci fossero mai andati. Ora, un altro documento molto importante è l'epistolario di Timoteo I.
vi faccio solo due citazioni. Timoteo è Catholicos dal 780 all'823. Effettivamente la sua epoca viene considerata quella della maggiore espansione e radicamento del cristianesimo della Chiesa d'Oriente in Asia centrale e Cina. Dice così: di questi tempi il re dei Turchi, con quasi tutto il suo popolo, ha abbandonato l'antico errore dell'ateismo e si è convertito al cristianesimo, grazie all'azione della grande virtù del Cristo, al quale tutto è sottomesso. Ci ha chiesto in una lettera di preporre un metropolita al territorio di tutto il suo regno, cosa che abbiamo fatto con l'aiuto di Dio. Un dato molto interessante. Il re dei Turchi. Allora, noi dovremmo poter sapere con esattezza quale re di quali Turchi, perché i Turchi nascono alla storia nel VI secolo, nel VII secolo hanno un regno in Mongolia, un impero dei Turchi Uiguri, ma all'epoca di Timoteo la situazione dei Turchi in Asia centrale è talmente complessa che non inizio neanche a spiegarvela. Non sappiamo esattamente di quali Turchi si tratti. Ha abbandonato che cosa? Beh, di solito si usava convertire i pagani, o al limite convertire i manichei. In questo caso quello che viene abbandonato è l'antico errore dell'ateismo, il che rivela un dato interessante. Dal punto di vista del cattolico nestoriano, i turchi, questi turchi di cui parla, sono atei, cioè non hanno una religione. Mi riconnetto con questo al tema dell'universo religioso che viene incontrato dai missionari. Ai turchi non viene attribuita una religione. Si è convertito al cristianesimo, eccetera. Un'altra citazione: in tutte le regioni di Babilonia, della Persia, di Hathor e in tutte le regioni dell'Oriente, anche presso gli indiani, presso i cinesi, presso i tibetani e i turchi e in tutto il territorio sottoposto al trono patriarcale, eccetera, cioè in regioni differenti e varie per popoli e lingue. Come vedete si tratta di un estratto. Timoteo di che cosa sta parlando? Sta parlando della maniera in cui viene recitato il Trisagion e dice: nel territorio sottoposto al nostro patriarcato tutti lo dicono allo stesso modo. Questi tutti comprendono tutte le popolazioni che vedete, quindi rivendica un'estensione territoriale molto vasta. Allora, abbandono le fonti di carattere canonistico e passo alle fonti letterarie. Parlo delle fonti che sono cronache, che sono racconti, che sono anche leggende, pervenuteci in lingua siriaca, in lingua araba, e anche in latino, e anche in francese antico. Latino, per esempio, è il resoconto di viaggio di Guglielmo di Rubruck, francese antico è il Milione, un manoscritto del quale però è in latino e ci dà alcune informazioni importanti sul cristianesimo in Asia centrale e in Cina. C'è una cronaca anonima ad annum 1234 che racconta di un episodio forse successo nel VII secolo, nel 644. Il punto di riferimento è la città di Merv. Merv attualmente si chiama Mari e sta in Turkmenistan. Si trattava della metropoli che nel VII secolo era più vicina all'Asia centrale, e da lì partivano i missionari. Verosimilmente quelli che Timoteo preparava per andare in missione erano educati a Merv. E lì a metropolita di Merv convertì moltissimi turchi e altre genti. Di lui si racconta che mentre peregrinava per le località sul confine, incontrò un capo tribù. È difficile tradurre perché non dice Malka, re, dice Malkuna, qualcosa del genere, quindi non un vero re, un reuccio, un reucolo, in marcia per fare la guerra contro un altro re. Elia lo scongiurò di desistere dalla guerra ed egli rispose: se mi mostrerai un miracolo come quelli che sanno fare i sacerdoti dei miei dei, crederò al tuo Dio. Quindi quel capo ordinò ai sacerdoti cultori dei demoni che lo accompagnavano di invocare i demoni cui prestavano culto e subito il cielo fu oscurato da nubi, poi sopravvennero venti, tuoni e fulmini. Allora Elia, mosso dalla forza divina, fece il segno della croce celeste e fermò l'allucinazione suscitata dai demoni ribelli, che subito svanì del tutto. Allora il capo, visto quel che il santo Elia aveva fatto, si prostrò in adorazione davanti a lui e credette, lui e tutto il suo esercito. Ho tradotto esercito la parola siriaca mashrite,
che vorrebbe dire il suo campo. Elia li condusse a un fiume e li battezzò tutti, poi, consacrati per loro sacerdoti e diaconi, fece ritorno nella sua regione. Beh, come lo definiamo questo? Un brano storico, un resoconto storico di conversione di un popolo turco o una leggenda? Vedete voi. Allora, troviamo l'elemento miracolistico, la convinzione avviene dopo una sfida. No? La sfida è tra i sacerdoti, ma vi rendete conto che la definizione dei sacerdoti difficilmente fa riferimento a una religione, perché vengono citati gli dèi di questo popolo, che poi equivalgono a demoni, e questi sembrano più stregoni che sacerdoti con una dottrina, stregoni con una arte magica. Allora, questo odora di turco a distanza di chilometri. Ancora oggi esiste nel mondo turco-mongolo l'idea che si possa provocare la pioggia, specialmente con certe pietre. Marco Polo vi racconta che l'esercito di Kublai, assediando una città nemica, fa ricorso ai maghi della pioggia per suscitare una tempesta. Quindi questa leggenda, racconto, è molto ben inserito nell'ambito turco. Sia nel, nel non chiamare il capo Malka, ma nel chiamarlo Chieftain, si direbbe in inglese, qualcosa di diverso, di meno che un re, sia nell'usare la parola mashite, campo, per definire il popolo, perché si tratta della resa del turco ordu, che in turco di Turchia moderno vuol dire esercito, ma ha un campo semantico molto vasto, è il campo, la sede dell'esercito, la sede della corte, zabane ordu, la lingua dell'ordu, quella del Pakistan, vuol dire lingua della corte, no? E così via. Quindi la leggenda è molto ben radicata nel mondo turco, ci conferma che i turchi non hanno una religione, convertendosi, e poi ci dice una cosa curiosa, li battezza tutti, consacra sacerdoti e diaconi e se ne torna indietro. Se confrontiamo questo racconto con i racconti di missione e conversione in altri ambiti culturali, per esempio nel nord dell'Iran, in Gilan, Dayam, eccetera, il santo quando ha convertito ordina cascisce, meshameshane, preti e diaconi, e poi costruisce luoghi di culto. Qui Elia luoghi di culto non ne costruisce, perché questi vagano, ovvero sono nomadi. Sembrerebbe questa un'interpretazione. C'è un'altra storia di conversione che abbiamo in due versioni. Ve ne cito una sola, vedrete poi nel testo anche la seconda. Le due versioni sono una in arabo, questa che vi cito dal Kitab al-Mishdal, Libro della Torre, e una in siriaco, dalla cronaca siriaca di Bar Ebreus. Cerco di leggere rapidamente perché mi rimane 30 minuti, anche meno, scusate. Giunsero delle lettere da parte di Abiscio, metropolita di Merv, siamo sempre lì, Merv è il caposaldo dell'evangelizzazione verso Oriente. In esse si diceva che un re dei Turchi aveva accolto la fede cristiana, seguito da 200.000 suoi sudditi. La ragione era che un giorno, andato a cacciare, si era perso e non sapeva più da che parte andare. Vide allora un uomo che si offrì di liberarlo da quella difficile situazione. Quando gli chiese come si chiamasse, questi rispose, «Io sono San Sergio, siriaco, Marsargis», e gli ordinò di diventare cristiano. Poi gli disse di chiudere gli occhi e non appena li ebbe aperti, si trovò di nuovo con il suo seguito. Stupefatto dal prodigio, si informò sulla religione dei cristiani, sulla preghiera e sul codice della legge. Sottolineo questo, vedete come si dice in arabo, Kitab al-Sharia. Vuole sapere qual è la legge dei cristiani. E imparò le preghiere che iniziano con Padre nostro che sei nei cieli, a te Signore dell'universo e Santo Dio. Il metropolita raccontava poi che il re gli aveva scritto invitandolo da lui e diceva che quei turchi usavano nutrirsi di carne e di latte. Il re stesso aveva allestito una tavola che serviva da altare, sulla quale aveva posto una croce, il Vangelo, e l'aveva dedicata a San Sergio, eccetera, eccetera. Insomma, informato, ma non ci viene detto da chi, su che cosa sia il cristianesimo, il re con una tecnica tipo fai da te, mette su un altare una sorta di culto. Il metropolita domandava come comportarsi con loro. Qual è il problema? Il problema è che, come abbiamo saputo prima, la dieta dei turchi consiste di latte e di carne. Ora, voi avete idea che durante il digiuno di carne non se ne mangia, né secondo i canoni della Chiesa, in questo caso della Chiesa orientale. Sapete anche che i monaci della Chiesa orientale la carne non la mangiano mai,
perlomeno così diceva Riccardo di Montecroce, missionario domenicano, che fu da quelle parti nel XIII secolo. Adesso non so come vadano le cose. Quindi, sì, infatti, esattamente. Quindi il problema è che gli usi dei cristiani in taluni casi si scontrano in maniera complicata con la dieta di un popolo come quello che si è convertito. Quindi il patriarca che cosa dice? Dispose di sforzarsi di procurare loro del grano e del vino almeno per Pasqua e di proibire loro il consumo della carne nei periodi di digiuno, ma di permettere che almeno in quel periodo, grosso io, si nutrissero di latte. Se usavano bere latte acido, che è il famoso kumis, è il latte fermentato, quindi alcolico, che cambiassero abitudine bevendo latte dolce. Quindi esiste una corrispondenza in seguito ad un miracolo tra un re dei turchi, il cui nome e popolo è imprecisato, e il patriarcato che dà delle disposizioni che facilitano la ritualità del digiuno e della dieta presso di loro. La cosa interessante è che il re, dopo il miracolo, si informa sul cristianesimo. Ora, la versione di Barebreus ci dice chi sono gli informatori del re, e quindi cito una porzione di questa versione che, ripeto, troverete nel testo, negli atti. Ritornato al suo campo in Colume, convocò i mercanti cristiani che vi risiedevano e li interrogò a proposito della fede cristiana. Essi gli dissero che la fede non era perfetta se non con il battesimo. Si è fatto dare da loro un Vangelo, che venera ogni giorno, e ora mi manda un messaggero invitandomi ad andare da lui in persona, oppure a mandargli un sacerdote che lo battezzi. Quindi l'informazione che otteniamo da Barebreus è preziosa, perché ci fa capire che operatori della missione di evangelizzazione verso l'Asia centrale, verso la Cina, furono i mercanti, coloro che viaggiavano sulle vie commerciali, come già accennato, dette via della seta. Ora, la documentazione su questi mercanti è vastissima, troverete qualche citazione nel testo scritto. Apoditticamente vi dico che erano per lo più sogdiani, quindi di lingua iranica, e i loro localizzati quindi in sogdiana come terra madre, ma anche in Asia centrale, nell'attuale Kirghizistan, Kazakhstan, Tagikistan e anche in Cina. Molte famiglie che nell'epoca della dinastia Tang, che poi incontreremo, sono note come cristiane da testi cinesi, un'ultimissima stega è stata scoperta solo 4 anni fa, in realtà, pur avendo onomastica e titolatura cinese, facilmente si scopre che erano di origine sogdiana. Quindi le linee commerciali e il traffico dei sogdiani in qualche modo hanno favorito e promosso la evangelizzazione e lo spostamento verso Oriente della Chiesa. Da questi testi di carattere leggendario una quantità di dati storici possono essere comunque tratti. Allora, esiste anche nella tradizione cristiana, sto citando Cirillona del IV secolo, un nesso metaforico, ma come si è visto anche molto realistico, del concetto di missione evangelizzatrice e commercio. Un breve versetto. Cristo dice ai suoi apostoli e discepoli: viaggiate ben cinti come mercanti, così che possiamo guadagnare il mondo. Convertite gli uomini a me, riempite la creazione con la dottrina. Anche i manichei viaggiavano ed evangelizzavano l'Asia centrale e la Cina. Esiste ancora un tempio manicheo trasformato in tempio di Buddha Mani a Quanzhou in Cina. Viaggiavano anche loro erano mercanti. L'essere mercanti in qualche modo nella polemica antimanicaica gli veniva rinfacciato. Ma è ovvio, cioè è documentato che anche in ambito cristiano l'attività mercantile era abbinata alla missione. Quando Timoteo I dice: molti monaci attraversano il mare verso India e Cina solo con bastone e bisaccia, impariamo due cose. Uno, che andavano anche per via di mare, in India e in Cina. Due, che viaggiavano poveramente, con bastone e bisaccia, ciò nonostante convertivano il re dei turchi, eccetera. Attenzione, questa citazione talvolta viene fatta per celebrare, senz'altro giustamente, l'attività missionaria della Chiesa d'Oriente, ma va contestualizzata.
Il Catholicos sta scrivendo a un metropolita assegnato a una sede chiamata Sarbasia, sulla quale non discuto, ma onestamente non credo che esistesse per vari motivi, ma non abbiamo tempo di parlarne, il quale non ci vuole andare e per andarci chiede parecchio denaro. Quindi l'affermazione è fatta in tono molto polemico e non va presa assolutamente alla lettera. È ovvio che la povertà dei monaci missionari si abbinava al finanziamento di mercantile in queste attività. Quando per esempio due monaci sirio orientali da Pechino si dirigono verso Oriente perché vogliono andare a Gerusalemme, fanno una tappa in un posto che vedremo tra poco, che si chiama adesso Olanzume in Mongolia interna. Incontrano i sovrani turchi cristiani che gli dicono: bene, dove andate? Andiamo a Gerusalemme. Allora aspettate che vi diamo un po' di denaro. No, il denaro noi non lo vogliamo. Come potremmo portarci appresso denaro? Attenzione, fidatevi, arrivare fino là senza soldi non si può. E vengono convinti ad accettare il denaro. Riguardo le questioni finanziarie, le fonti siriache spesso sono molto eloquenti e utili. Non dimentichiamoci, molto rapidamente, i racconti di viaggio del XIII secolo. Giovanni di Pian di Carpine, francescano, spia, tra virgolette, dell'Occidente che vuole capire come ci si deve difendere dai mongoli. Francescano, teologo, persona che ha studiato, che cosa dice dei nestoriani? Richiama popolo convertito, scusatemi, conquistato dai mongoli, non sa chi siano. Curioso. Guglielmo di Rubruck è ricchissimo di informazioni, è un francescano anche lui, mandato da Luigi IX. Ricchissimo di informazioni, esiste in latino, nella Sinica Franciscana, ma esiste anche in traduzione italiana, pubblicata a cura del professor Podestà della Cattolica, e tradotta da una sua allieva di nome delle donne, mi pare, molto bella. Una precedente traduzione italiana era stata fatta sul francese ed è esaurita. Ricchissimo, ripeto, di informazioni, non dirò quasi nulla su di lui, ma va letto, è anche molto divertente. Marco Polo. Allora, Marco Polo ci racconta, distinguendo, a quanto pare con una certa competenza, tra Nestorini e Jacopini, e ci racconta addirittura le modalità dell'elezione del metropolita di Socotra. Allora, io vorrei sottolineare che Marco Polo, quando parte, se non sbaglio, ha circa 17 anni, non pare che avesse studiato teologia, quindi pongo la domanda a chi si occupa di Marco Polo, come faceva a sapere come si elegge il metropolita a Socotra, che ovviamente è un metropolita della Chiesa d'Oriente, come faceva a distinguere gli uni dagli altri? Andiamo oltre. Il ricordo di Montecroce l'ho messo un po' distante, perché anche se è ricchissimo di informazioni, è fiorentino, il convento di San Marco, un domenicano, anche se è ricchissimo di informazioni, non si estende all'Asia centrale, ma dice tantissimo sulla Chiesa d'Oriente, non solo in Mesopotamia. Anche questo è disponibile in italiano, tradotto sempre nella Vulgata cura di Podestà. Allora, altro tipo di documentazione è quella... Quanto mi manca? Scusa. 22 minuti. Sì, sì, certo. Scusate. Allora, la stele di... dunque, nome antico della città, una delle capitali della dinastia Tang era Chang'an, attualmente si chiama Xi'an, però la gente è fiera il nome della propria città e anche oggi i cinesi di Xi'an talvolta la chiamano Chang'an. Scritta tutta in cinese, tutta no, c'è qualcosa in siriaco come vedete da questa parte. Allora vi siete resi conto che tutto quel che vi ho mostrato, finora poco, di scritto in siriaco è scritto verticalmente, non c'è problema. Anche nel Turabdin molte epigrafi sono verticali e molti manoscritti che noi leggiamo orizzontalmente hanno le illustrazioni con la testa a destra e il piede a sinistra, il che vuol dire che venivano letti verticalmente. E non dico molto, se ne parla dopo. Farei adesso un rapido resoconto di che cosa si trova a livello di documentazione epigrafica, poi torneremo sulla stella di Xi'an. Allora, poi in Cina, a Quanzhou, nella regione del Fujian, che è davanti all'isola di Taiwan, c'è una località marinara frequentatissima da musulmani, persiani, iraniani e arabi, frequentatissima da indù e a quanto pare anche dotata di una forte presenza cristiana, perché nel Museo della Storia Marittima di Quanzhou trovate
numerose pietre tombali. Per esempio questa, c'è la croce. Come vedete, lo schema iconografico è simile a quello della piastrella vista precedentemente. Qua, fidatevi, se non vedete, c'è il nome, i dati in cinese. Quindi arriviamo alle lingue. Abbiamo visto un'epigrafe di un cristiano turco che è scritta con citazione biblica del Salmo in siriaco, ma in lingua turca con alfabeto sogdiano adattato ai turchi. Bella confusione. Troviamo un'epigrafe cristiana scritta in cinese. Andando avanti ne troviamo una scritta in turco, ma in caratteri siriaci, che probabilmente è con un'iconografia sulla quale vorrei dilungarmi, ma non possiamo. Allora, questo tipo di iconografia è sostanzialmente simile a quella degli apsaras, che si trovano nell'ambito buddista. Probabilmente si trattava di un'epigrafe collocata in un tipo di tomba altare di questo genere, molto cinese come stile, ma di un defunto cristiano. Questo è un cenotafio che si trova al museo del commercio marittimo di Chuanzhou. Vedete, anche qui c'è una croce, poi ci sono le nuvolette cinesi e così via. Ecco, la cosa interessante è che l'ultima volta che sono stato a Chuanzhou, cioè nel 2009, la sala delle epigrafi cristiane era chiusa. Sono riuscito a entrarci lo stesso, perché chiuso vuol dire che c'era un lucchetto sopra, ma bastava spostarlo, e dentro non ci ho trovato quasi nulla. Vale a dire, uno, si sapeva che le epigrafi in esposizione erano certamente delle copie, e che quelle vere stavano a Pechino, in cantina, nel Museo Storico Nazionale. E attualmente, forse per una ristrutturazione, sono state tolte. Tutte quelle arabe, anche, sono state tolte e messe in un museo più moderno accanto all'antico museo. Altro tipo di... Il problema della epigrafia che si trova a Chuanzhou è che non abbiamo quasi mai delle date. Quando le abbiamo, le date sono del XIII secolo. Per inciso ci sono anche delle epigrafi latine di mercanti genovesi morti da quelle parti. Quindi siamo nel XIII secolo, quando la Cina era sotto la dinastia mongola, che dal 1271 Kubilai aveva deciso che si chiamasse Wen. Un'altra zona in Cina dove si trovano epigrafi è quella della Mongolia interna, in due località, sopra l'ansa del fiume Giallo, nella steppa della Mongolia interna, e qui a Chefeng. Quindi questa è la regione da cui deriva quel famoso mattone del quale abbiamo preso le mosse. Questa è la zona da cui derivano parecchie pietre tombali. Il lavoro su queste pietre tombali più recente, più notevole, veramente meritorio, l'ha fatto uno studioso olandese che non è un siriacista. Si chiama Tjalin Halbertsma, è un giornalista che tuttavia, avendo studiato il cristianesimo cinese, della Chiesa d'Oriente in Cina, ha fatto un'ottima tesi pubblicata che tratta di queste epigrafi. E la qui presente professoressa Helen Murray ha collaborato con lui. Mi ricordo quando un'estate di qualche anno fa ricevetti da lei una immagine di questi cenotafi che vedremo adesso, e si iniziò a lavorare insieme con Halberstam. Ecco, la città capitale di questo regno, di una popolazione turca di nome Engud, che vorrebbe dire gli orientali, a cui apparteneva il defunto del mattone iniziale, adesso si presenta così, vale a dire raso terra, non c'è un albero, non c'è nulla, tira un gran vento, se uno passeggia e guarda per terra trova un'enorme quantità di frammenti di ceramica, eccetera, eccetera. Ma soprattutto trova dei cenotafi di questo tipo, vale a dire una testa con decorazione, una specie di forma di questo genere, e talvolta una epigrafe in caratteri siriaci ma in lingua turca. Niente date, di date non ce ne sono. Possiamo supporre che si tratti sempre della dinastia Wen, XIII-XIV secolo, per le notizie storiche che noi abbiamo su questo popolo. In pratica loro stavano a nord della Cina, avevano come compito di difendere la Cina dagli attacchi dei nomadi che stavano ancora più a nord. Il problema è che quando Genghis Khan decide di invadere la Cina si mette d'accordo con gli Engud, i quali invece di presentarsi alla muraglia con le armi in pugno lo fanno passare e diventano suoi alleati. Da allora
tutti i sovrani degli Yongzhud sposano delle figlie dei discendenti di Genghis Khan. Questo perché ci interessa? Perché almeno quattro sovrani degli Yongzhud erano cristiani ed erano, si dice in mongolo, Kuragan, ovvero generi dell'imperatore. Quindi i sovrani cristiani sono addirittura imparentati con la casa regnante. Questo spiega perché ci sia una certa ricchezza anche in queste epigrafi. Questo è un altro. Allora, due di questi cenotafi sono in Europa, ma non sono in mostra perché sono usciti dalla Cina in maniera illegale. Purtroppo talvolta vengono usati dai pastori della zona come supporto dei loro recinti, talvolta vengono spostati dalle autorità archeologiche da un museo all'altro, il lavoro di Halbert, ma è importante perché non saprei dire quanti sono, dove sono e così via. Tuttavia, sempre dalla stessa regione viene anche qualcosa di culturalmente più elaborato, vale a dire un'epigrafe bilingue, dove la prima lingua è il turco, scritto in caratteri siriaci, la seconda è il turco, scritto in caratteri sogdiano-ligurici, la terza è il cinese. Purtroppo qui si legge poco, ma qualcuno addirittura potrebbe ipotizzare, qualcuno sono io, una iconografia quasi di tipo occidentale. Come sarebbe arrivata una iconografia di tipo occidentale nella Mongolia interna, nel territorio Yongzhud? Abbiamo i documenti. Monte Corvino, primo vescovo cattolico francescano di Pechino, prima di andare a Pechino converte, lo dice lui in una sua lettera, il re degli Yongzhud di nome Givargis, ovvero Giorgio, e costruisce una chiesa che si suppone cattolica romana in quella steppa che avete visto prima. Alcuni archeologi giapponesi dicono di averla trovata, ma la cosa è molto dubbia. Quindi la presenza di una iconografia di tipo occidentale nella documentazione epigrafico-archeologica d'Asia centrale è più che plausibile. Per questo motivo, per dire un trasporto da parte della evangelizzazione o missione cattolica, e anche per un altro motivo, il re di Francia, Luigi IX, fece dono al Gran Khan, che lui riteneva essere cristiano, perché così si raccontava, di una cappella rossa, dotata di arazzi che raccontavano la dottrina cristiana. Gliela mandò da Cipro e sicuramente questa iconografia e questa tenda chiesa arrivò in Mongolia. Bene, troviamo anche in questa pagoda, sempre nel territorio Yongzhud, una quantità di, vedete che è stata rimessa in sesto molto bene, negli anni Ottanta era così, no? Troviamo delle strane iscrizioni, dico strane perché finora tutto ciò che si è visto sono iscrizioni funerarie, d'accordo? Ci dicono eventualmente il nome del defunto, ci dicono anche la data, ma nulla di più. Abbiamo alcune iscrizioni non funerarie in una pagoda, ovvero una biblioteca buddista, la pagoda serve a questo. A partire dal quarto piano troviamo sempre questa firma che praticamente dice: questa è la mia firma, di me, io sono il prete Sargis. Qualcuno si ricorda come si chiamava il santo che fece il miracolo? Io sono Mar Sargis. Ora, nella onomastica dei cristiani d'Oriente e di Cina, Sargis o Mar Sargis è frequentissimo. Marco Polo parla di un Mar Sargis, addirittura fondatore di 7 monasteri durante la dinastia Yuan, eccetera. Perché questo Kashisha Sargis abbia scritto questa è la mia firma, potremmo anche ricorrere a una ipotesi un po' volgarotta, per dire, per lasciarci il segno. La cosa curiosa è che troviamo anche una preghiera in turco, ma in caratteri siriaci, che dice Tenri kutuk sun amen, vale a dire Iddio faccia buona fortuna, che Iddio ci porti bene. Questa iscrizione è lunga così, vederla è un po' complicato, e così via. Un'altra cosa forse rilevante, ma i minuti passano, vi sto raccontando cose di scarsa utilità ai fini di capire qualcosa di più, ci stiamo solo vedendo foto, sono questi due blocchi, perché non si sa bene che cosa siano. Sono stati trovati vicino a Pechino in un sito di un tempio che sicuramente fu buddista. Ci sono anche due stele in questo sito che si chiama Fangshan, vicino al sito dove fu trovato l'uomo di Pechino, quello antico. Non sto nemmeno a cominciare il discorso, trovate degli articoli su Orientale Cristiana Periodica di Marco Guglielminotti Trivel con la traduzione delle stele. Il problema è questo tempio che fu sicuramente buddista. Fu anche cristiano? La mia risposta è no,
però alcuni pensano di sì, vedete voi. Questi due blocchi sono stati trovati lì, la cosa curiosa è che uno di loro, non so se lo vedete, ha esattamente la stessa citazione del mattone davanti. E non è vero, non è esattamente la stessa, perché ci sono due varianti grafiche e una diversa strutturazione. Allora, questo tipo di frase, di citazione del Salmo 34, è frequentissimo nelle croci trionfali, anche nelle chiese della Mesopotamia, e anche del Turabdin, e si trova anche sui manoscritti, molto spesso. Quindi questa iconografia è un'iconografia da manoscritto e da epigrafia tipicamente di tradizione siriaca, non esclusivamente siro-orientale. Oh, scusate, quanto manca? 10 minuti? 5, allora sarò rapidissimo. Un'altra regione dove si trova una grande quantità di documenti, mi pare che Fedalto facesse riferimento a questi ieri, è la regione dei Sette Fiumi, nome russo dato in epoca zarista a questa regione che adesso è Kirghizistan, Kazakhstan e parte della Cina. Si tratta di pietre tombali, come vedete, molto più povere rispetto alle precedenti. Talvolta c'è solo la croce. Ce ne sono circa 700. Questa è curiosissima perché è bilingue armeno-siriaco e così via. La tipologia della croce è vastissima, non ce ne sono due che siano uguali. Questa è molto interessante, viene da una città di nome Al-Malig, dove esisteva tra l'altro anche una casa domenicana nel XIII secolo. Guarda caso, le pietre che vengono da Al-Malig, che sta adesso in Cina, Xinjiang, quindi zona nord-occidentale della Cina, sono decorate con maggiore ricchezza. Questa è carina perché, come vedete, l'iconografia è quella degli angeli, degli apsaras, della croce, del loto, dei gradini, e potrebbe però essere anche assimilata a certa iconografia sogdiana, dove i due angeli, i due celebranti, sono accanto all'altare del fuoco, quindi è un tema abbastanza comune. Va citato. Scusate, tutte queste sono pietre tombali. Su che cosa ci informano? Su molte cose, più delle pietre dei cenotafi che vi ho mostrato prima, perché in moltissimi casi queste pietre di semirece, che sono scritte quasi sempre in siriaco misto a turco o solo in turco, con caratteri siriaci, ci dicono anche la professione del defunto. Sono tutte databili tra il XII e la metà del XIV secolo. Se trovate scritto da qualche parte che cominciano dall'VIII secolo è un errore, semplicemente perché la più antica di una di queste epigrafi ha un errore e quindi viene datata straordinariamente, come straordinariamente antica, ma non lo è. Quella zona era una zona dove si erano installati sempre loro i mercanti sogdiani, che si erano lentamente turcizzati nella lingua, ma delle tracce della lingua sogdiana in queste epigrafi rimangono. Come facciamo a sapere che lì c'erano i sogdiani che si erano turcizzati? Per esempio ce lo dice Guglielmo di Rubruch, il quale a un certo punto racconta di essere passato in un territorio dove i cristiani del posto usano una lingua che non è più la loro, ma l'hanno cambiata. Sono molto sintetico, ovviamente, e ce lo dice anche un lessicografo turco. È il primo che scrive un dizionario enciclopedico delle lingue turche, di Divan Rugati Turk, che si chiama Mahmud Kashgari, dell'XI secolo, che cita i sogdiani e dice appunto che hanno perso la loro lingua. Allora, torniamo al contenuto delle epigrafi. Troviamo i mestieri. Prete, kashisha, meshameshan, diacono, archidiacon, arcidiacono. Si passa l'ar, parola persiana che vuol dire capo di soldati, quindi un grado militare. Maestro, maestra, la parola per maestra è kustanch, che dovrebbe essere un termine sogdiano, la cui interpretazione è ancora abbastanza dubbia. Quello che risulta con una certa evidenza è che doveva esistere una rete di comunità cristiane tra il XII e la metà del XIV secolo, abbastanza ben strutturata, con insegnanti, monaci, insegnamenti, e questa comunità doveva essere relativamente in buoni rapporti con i musulmani, per motivi che non abbiamo tempo di raccontare. Allora, le testimonianze manoscritte, a questo punto farò semplicemente una rapida analisi. Quello che vedete illustrato è un manoscritto non cristiano ma manicaico.
Ve l'ho messo perché, come vedete, è illustrato. E il problema che si è posto ieri con il professor Fedalto è anche della iconografia cristiana d'Oriente. Purtroppo non si trova molto, vale a dire, non abbiamo niente in ambito cristiano paragonabile a questi manoscritti manicaici. Manoscritti illustrati non ce n'è. Però abbiamo una iconografia che viene attribuita al cristianesimo dal Turkestan cinese, questa dovrebbe essere di Bezekrik, o di Kizil, chiedo scusa, viene interpretata come la processione della Domenica delle Palme, molto famosa, credo che stia a Berlino adesso. Dopodiché troviamo una grande quantità di frammenti di manoscritti cristiani, quasi tutti ritrovati nella oasi di Turfan, attualmente in Cina, regione del Xinjiang. Allora, quali sono le lingue e gli alfabeti di questi manoscritti? Molto varie, sogdiano, turco, siriaco. Per lo più il siriaco è rappresentato nelle citazioni bibliche, quasi tutte nel Nuovo Testamento, in lezionari. Badate che, a quanto pare, i più antichi manoscritti di lezionari della Chiesa d'Oriente, Hudra, eccetera, databili al VII secolo, provengono da questa zona. Non ce n'è di così antichi che provengano da Occidente. Penso di dover tagliare in maniera drastica. Questo è un testo sogdiano della Passione di San Giorgio, scritto in caratteri siriaci. Quindi la letteratura che si trova da queste parti si compone di testi di interesse prevalentemente monastico, prevalentemente liturgico, raccolte di detti degli apostoli, raccolte di martirologi e così via. Questo si trova, viene stato trovato a Karakoto, sta alla biblioteca dell'Accademia delle Scienze Russa di San Pietroburgo. È interessante perché c'è una formula per risanare i malati e cose del genere. Ci sono anche dei manoscritti che non pertengono a un livello culturale ed ecclesiastico di alto livello come i precedenti, ma che sono formulari di preghiere tascabili. Vi immaginate la dimensione di questo manoscritto, che è scritto parte in siriaco e parte in uiguro, in turco uiguro. Doveva essere una specie di prontuario tascabile di preghiere o talismano tenuto appunto in tasca da un viaggiatore. Troviamo anche in turco degli inni per i matrimoni e cose del genere. Questo viene da Tungwan, ovvero dalle famose grotte dei Mille Buddha, ed è un salterio a uso liturgico, con citazioni dei salmi abbreviate, spesso non sono complete. Quindi è interessante notare questo. La localizzazione di questi ritrovamenti è al 90% nell'oasi di Turfan, in un posto che viene chiamato, in un sito chiamato Bulayek, dove verosimilmente c'era un monastero con un'attività scribale e un'attività di traduzione. Bisognerebbe tenere conto di questo fatto, ovvero della concentrazione dei ritrovamenti, quando si voglia fare un quadro generale della cultura della Chiesa d'Oriente in Asia Centrale. Ovvero dovevano esserci dei passaggi da una totale incultura, come ci racconta anche Guglielmo di Rubruck, che incontra cristiani che non vedono un prete da anni, e invece situazioni in cui esisteva un'attività culturale largamente fondata su competenze linguistiche notevoli. E su questo lasciamo perdere, perché immagino di aver già sforato. Ecco, ma allora, chiese, monasteri, gli archeologi li hanno trovati in queste zone? La risposta è sì e no. Perché? Sì, perché qualcosa è stato trovato. Di questo qualcosa non siamo assolutamente sicuri che si trattasse di chiese o monasteri, per vari motivi. Questa è una ricostruzione molto ipotetica di una chiesa cristiana scavata nel 52, ma non completamente, ad Akbeshim, nella zona di Semirece e Kirghizistan. È uscito non più di 2 mesi fa l'annuncio della scoperta di una chiesa cristiana a Merv, a opera di un archeologo veneziano. Onestamente non ho qualche documentazione, ma non abbastanza per parlarne in queste condizioni. Ecco, dopodiché esiste anche una iconografia cristiana documentata da piatti di origine sogdiana e trovati nella zona degli Urali nell'Ottocento. Questa sembrerebbe essere la descrizione della distruzione di Gerico, e questa, molto più esplicita, è una descrizione di alcuni episodi della vita di Gesù, dove eccezionalmente nella iconografia cristiana orientale d'Asia centrale, e non solo, vi vedete Gesù crocifisso, qui.
ma con una modalità diversa da, diciamo, dallo standard dall'uso occidentale. Ecco, allora io mi dispiace perché mi sono dilungato forse con le immagini e ho dedicato poco tempo a quello che forse interessava di più, vale a dire la inculturazione. Dico due parole, ho ancora tempo? Allora, due parole. Che cosa succede? Il cristianesimo si incontra con mondi diversi, avendo dato forse troppo rilievo alle leggende un po' sempliciotte, ma forse non tanto. Nella conversione dei turchi ho dato rilievo a un mondo, quello dei turchi, che non ha una religione. Non ha dei libri sacri, non ha una dottrina alla quale si debba aderire, alla quale si debba credere, ma ha un modo di vivere che vede il mondo animato da spiriti e l'attività di questi spiriti può essere favorevole o negativa nei confronti dell'uomo. Il mediatore o i mediatori tra il mondo degli spiriti e il mondo degli uomini sono i cosiddetti sciamani, che loro non chiamano così i turchi, ma hanno parecchi nomi, insomma. Quindi dire da questo che la religione dei turchi è lo sciamanismo o lo sciamanesimo è una grossa imprecisione che possiamo tollerare, ma che non, a livello superficiale, ma che non va intesa come una religione vera e propria. Quando è che i turchi e i mongoli soprattutto si avvicinano a un tipo di religione universale e cominciano a usare il termine Tanrı, che di per sé vuol dire cielo, nel senso di Dio? Probabilmente quando incontrano i cristiani, perché devono i cristiani trovare un nome in turco per chiamare Allah, Dio, e Tanrı funziona molto bene. Oltretutto questo funziona molto bene anche all'ideologia imperiale dei discendenti di Genghis Khan, che vogliono stabilire un impero universale. È molto positivo a questo fine costruire una religione che abbia un Dio unico, e non a caso i sovrani mongoli saranno assolutamente indifferenti alle credenze dei propri sudditi e favoriranno qualunque tipo di religione si presenti come una religione universale che possa essere in qualche modo inserita nel sistema di governo. Esiste però un altro mondo al quale, chiedo proprio perdono, ho dedicato poca attenzione, che è il mondo cinese. Ora, nel mondo cinese ci si incontra con un sistema culturale molto più complesso e con delle culture o delle religioni preesistenti, di natura etnica, vale a dire il taoismo o il confucianesimo, e di natura importata, come il buddismo. Di conseguenza, che cosa succede? Se avrete la pazienza, e vi invito a farlo, di guardarvi per esempio le traduzioni in italiano, fatte per esempio da Matteo Nicolini Zani, della iscrizione di Xi'an, scoprirete che questa iscrizione, nella prima parte, presenta un quadro generale di che cosa sia il cristianesimo e nella seconda racconta come sia arrivato in Cina. La presentazione di come il cristianesimo, chiedo perdono, bisogna proprio che... di come il cristianesimo è arrivato in Cina, diciamo nel VII secolo, inizia dicendo, si dice che vi sia un essere eterno, eccetera, eccetera. Ogni tanto trovate dei termini in corsivo. Questi termini in corsivo sono i termini culturalmente, religiosamente determinati in ambito buddista, taoista, che il cristiano, probabilmente iranico, traduttore in cinese, con la collaborazione, qualcuno ipotizza, di monaci buddisti del vicino monastero buddista, sono i termini che vengono impiegati per tradurre i concetti della dottrina cristiana. Fino a un certo punto ci si riesce, talvolta no. Difatti qui vedete che per tradurre Dio, scusatemi, per citare Dio, viene usata una trascrizione fonetica Al-Wohe in cinese di Allah, siriaco. Quindi, questa è una metafora di quello che i monaci cristiani persiani arrivati in Cina fecero nel VII secolo. Iniziarono un'opera di inculturazione della dottrina cristiana, facendo riferimento a una terminologia nota e compresa dalla classe colta di tipo buddista e di tipo taoista, integrandola nel loro sistema. Qualcosa non era traducibile, come l'idea di Dio e poi l'idea di Messia, e in tal caso linguisticamente si ricorda dei calchi fonetici. Lo scopo era di presentarsi, ovviamente sia di convertire delle persone spiegando la dottrina nella sua integralità, ma era anche di rendersi comprensibile al potere. Infatti l'imperatore ordinò la traduzione in cinese dei documenti portati dai missionari in modo da verificarne la compatibilità
e l'accettabilità da parte governativa. Una volta questo concesso venne costruito il monastero. Chiedo perdono per aver esplorato e per aver dedicato troppo tempo alle banali figure e un po' poco alla importante cultura. Grazie. Grazie.